soggetti che si muovevano molto bene sul territorio utilizzavano varie autovetture sia per muoversi sia per detenere lo stupefacente. In un'occasione avevamo già effettuato un primo intervento, ma che era andato male in quanto avevamo solo trovato il denaro e non la droga. Abbiamo continuato a monitorare questi soggetti fino a capire esattamente le modalità che utilizzavano, e cioè incontravano gli acquirenti in un bar, di lì poi concordavano la somma pattuita e poi successivamente uno dei fratelli andava a prendere lo stupefacente in queste autovetture intestate a soggetti sconosciuti. C'è stato anche un inseguimento? C'è stato anche un inseguimento perché al momento del controllo finale due di questi hanno messo in moto, ovviamente hanno cercato la fuga, ma sono stati poi catturati nel sottopasso che conduce ai garage del centro per anziani. Con quanta eroina sono stati trovati? Alla fine sono stati trovati con mezzo chilo sul posto e un altro mezzo chilo è stato poi recuperato in una di queste autovetture che loro appunto utilizzavano come bancomat della droga, nel senso come deposito, in quanto a loro non riconducibili. Beh sì, un chilo di eroina poi sul mercato arriva fino a 150.000 euro di valore. Ci dici qualcosa anche?